censimento degli archivi di personalità della cultura in Toscana tra 800 e 900 è un progetto nato alcuni anni fa sulla base di un'esigenza fortemente sentita in ambito archivistico, ma non solo, di poter conoscere quel che possediamo. E tanto più forte questa esigenza si sente nell'ambito degli archivi di persona, che spesso sono conservati ancora presso privati, e quindi la loro rilevanza e la possibilità di poterli censire costituisce effettivamente non solo uno strumento di conoscenza, ma anche proprio uno strumento di tutela e di vigilanza di queste stesse fonti documentarie. Prima del censimento si usa archivi di personalità. Avevamo degli strumenti molto rudimentali rispetto a quello a cui siamo arrivati, perché questo censimento mette a disposizione, attraverso piattaforme informatiche che quindi hanno un pubblico di utenti allargato, estremamente allargato, mette a disposizione le informazioni che riguardano questi fondi privati, dandone appunto delle descrizioni sommarie, ma anche delle possibilità di approfondimenti e di rimandi significativi. Si usa è un acronimo che sta per Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, quindi un sistema già rodato dalle stesse soprintendenze per gli archivi da loro vigilati, che ha permesso di elaborare una scheda informatica che fosse intanto accessibile a tutti in modo gratuito, quindi una platea dilatata di utenti, di pubblico, e dall'altro lato in continuo aggiornamento. Le schede SIUSA sono schede descrittive dei fondi che vengono censiti, ricercabili in ordine alfabetico all'interno appunto della piattaforma realizzata, e permettono, attraverso una struttura articolata che ha fatto tesoro della prima scheda elaborata per la guida a stampa del 96, di dare le informazioni essenziali, ma che costituiscono veramente il primo strumento d'accesso agli archivi stessi. Un modo per ricostruire per lo studioso virtualmente, ma sapere dove poter trovare la documentazione. Spesso si lavora anche su documentazione recente, quindi con diritti d'autore da tutelare, e quindi anche lì viene fornita questa informazione importante. E poi una sintetica bibliografia, sia legata al fondo, quindi se ci sono state mostre, inventari, quant'altro, ma anche una bibliografia legata allo stesso soggetto produttore, quindi con approfondimenti, mettendo le voci più aggiornate o più significative. Avanti questo progetto, ci siamo resi conto che esistevano archivi di cui veramente non avevamo sentore, non c'erano se non labili tracce, ma talvolta neanche quelle. Quando uno ha una memoria da gestire, è una memoria che è un onore, ma talvolta è anche un onere, no? Perché comunque richiedono risorse, richiedono impegno. Quindi la possibilità di avere, tramite il censimento, far venire fuori questi archivi è anche un modo poi per creare un tessuto di professionalità diverse, che permettono poi a questi stessi privati di trovare la forza, no? O comunque trovare la strada per dare identità a questi archivi, che altrimenti è come se non esistessero, se non sono censiti. Il censimento è cresciuto negli anni in maniera veramente esponenziale.
Questo grazie al lavoro di monitoraggio svolto dalla sovrintendenza archivistica, con quel tam tam serrato di tutti diciamo, gli esponenti che erano all'interno del gruppo di lavoro, che hanno permesso di far emergere ad oggi e censire ad oggi circa 1.700 fondi di persona, che sono stati prodotti da 1.500 soggetti produttori, fondi che si trovano ancora presso privati e altrimenti presso istituzioni pubbliche e private, che sono circa 300 soggetti conservatori. Questo lavoro è stato realizzato dando circa 150 incarichi a archivisti professionisti grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana in questi anni. E quindi è stato anche un modo per anche un'esperienza importante, io ritengo, per questi giovani che appunto hanno avuto modo di conoscere, di entrare in contatto con realtà importanti. Grazie a questo accesso così ampio su internet, ovviamente il pubblico degli utenti è il più vario, studiosi a cui spesso siamo noi a indirizzarli appunto a questa mappatura, ricercatori, studenti. Poi io credo che il censimento abbia permesso anche di raggiungere un pubblico anche di interessati, diciamo così, a questo mondo culturale, anche di stupirlo, no? Spesso vedo che gli utenti di questa piattaforma rimangono meravigliati di vedere archivi legati a personalità che hanno prodotto il loro archivio in altre regioni e che poi, per la fiducia riposta in istituzioni che hanno ormai una tradizione consolidata nel trattamento di questi fondi, li hanno affidati alla Toscana. E penso solo due nomi, a quello di Edoardo De Filippo e di Pierpaolo Pasolini. Non se ne trova sul territorio nazionale di progetti così ben fatti e così anche ricchi di informazioni. Mi piacerebbe dire che questi censimenti si devono proseguire, come un grande storico qual è stato il fiorentino Roberto Ridolfi. Il censimento deve divenire veramente questa rassegna superba di una nostra immensa ricchezza, che sono gli archivi privati, e quindi l'auspicio di proseguire in questa strada, in questo percorso che abbiamo intrapreso ormai nei primi anni 90.